Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Una buona giornata a chi si è messo all'ascolto della nostra odierna puntata da Fabio Moresco e benvenuti a Buon Compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 8 maggio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno della festa dell'Apparition de San Michele. Oggi avvenne, 8 maggio 1785, muore di infarto a Venezia il pittore Pietro Longhi, il suo vero nome era Pietro Falca, acuto e sensibile interprete della vita veneziana del Settecento. Era nato nel 1702 da una modesta famiglia di orefici e aveva diretto l'accademia istituita dalla famiglia Pisani. Pittore di genere, ispirato all'inizio da esempi olandesi, si focalizza successivamente sulla vita di Venezia. Coglie con sottile vena ironica e curiosità da Kronecker un'insuperabile galleria di infiniti personaggi, damine incipriati, camarierine pettegole, giovani abati azzimati, frati gaudenti, tutti calati nella penombra ovattata di salotti ricchi di ori, argenti e specchiere. Suo erede artistico sarà il figlio Alessandro, chiamato il Goldoni del Pennello per i suoi quadri di costume. Oggi con noi. È cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso l'amore e il rispetto per la nostra città, nonché la sua conoscenza. Da una parte famiglia di architetti molto presenti nel tessuto cittadino e dall'altra ingegneri impegnati nell'ecosistema lagunare. Ha studiato presso la nostra Università di Ca' Foscari, dove si è laureata in lingue e letterature straniere. Cofondatrice della Venice Tourist Assistance, società di assistenza turistica, nel 2008 ha superato il difficilissimo esame per diventare una guida turistica di Venezia. Ad oggi effettua tours in italiano, inglese, francese e tedesco, dando sempre il meglio di sé per trasmettere la sua passione per la città e condividerne la bellezza. Per la rubrica Oggi con noi do il benvenuto a Elisabetta Ferrari. Grazie Elisabetta e ben ritrovata. Oggi Elisabetta Ferrari ci parlerà di questo grande maestro dell'arte settecentesca veneziana, Pietro Longhi. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti, grazie dell'invito nuovamente. Oggi parliamo sì di Pietro Longhi, un artista che ha saputo, come dire, trovarsi uno spazio in un secolo già molto pieno di artisti famosissimi, dal Canaletto, Guardi, Tiepolo. Infatti Longhi si è trovato uno spazio nel quale inserire una pittura un po' diversa, di piccolo formato, che rappresenta la vita dei nobili veneziani, però non in forma pubblica, in forma privata. E questa è una particolarità che gli ha permesso di sviluppare la sua arte e aver avuto un grande successo. Longhi è un artista che molte persone conoscono, può succedere che non sappiano che quello che vedono è del Longhi, perché le sue dettagli di alcune opere sono ripresi frequentemente, nel senso che tante volte si vedono disegni, quadretti, riproduzioni anche per esempio in quadretti di legno che anche il Fixing Bloom, che è qui di Venezia, San Barnaba, dove si vedono classica coppia di nobili veneziani in bauta, la bauta che è il completo intero, nel senso la maschera che si chiama larva, che era fatta per non farsi riconoscere, il cappello tricorno e il zendal, una specie di scialle a coprire testa e spalle, e poi il tabarro, il grande mantello. Ecco, tante volte quando si vedono in immagini riprodotte queste due figure, in realtà non si sa, ma molto spesso sono due
tipici personaggi dei quadri di Pietro Longhi, che come dicevo si sceglie questo particolare momento per decorare e farci vedere la vita privata dei nobili. Per cui cosa ci sarà nella vita privata? La classica lezione di musica, lezione di canto, ci sarà, non so, l'arrivo del sarto, per esempio, si vede quando la dama deve scegliere la stoffa per farsi fare i vestiti, si potrà vedere l'arrivo del parrucchiere e fa la toletta alla dama, o uno molto più molto, molto famoso, diciamo, che si può trovare da noi a Carezzonico, è la colazione a letto, quando la dama beve la cioccolata apportata dal servitore in abile conversazione con due ospiti, e è proprio vita quotidiana, oppure può far risaltare la bellezza un po' statica delle grandi famiglie veneziane, può essere Sagredo piuttosto che Querini, piuttosto che Michele, questi grandi ritratti di famiglie, sempre comunque in formato piccolo da tenere in casa. Oppure quello che fa anche vedere sono degli altri quadretti, li chiamo quadretti perché sono abbastanza piccoli, più o meno 50x60, quindi proprio una collocazione privata di casa. Dicevo, può anche fare vedere delle scene all'esterno, sempre di vita privata, quindi non in versione pubblica rappresentando la Repubblica, ma in versione privata, quindi che ne so, una chiacchiera fra baute, ridotto, dove andavano a giocare, si sa che avevano abbastanza una passione per il gioco, quindi si vede la coppia in bauta, si vedono dietro le dame con la moretta, che è un'altra maschera invece sempre semplice ma nera, per cui da cui deriva il nome, che non aveva laccetti per tenerla legata, non aveva neanche il tricorno che serviva proprio per tenere la larva al volto, ma semplicemente nella parte interna aveva un bottoncino che le dame stringevano fra le labbra e che quindi impediva di parlare. Questo creava un po' di mistero, no, sulla donna che al limite si sarebbe scelta per passare la serata. Oppure un'altra scena molto, molto famosa, e anche questa a Carezzonico, è il rinoceronte, quando per il carnevale del 1751, il grande happening è stato far vedere a sto povero rinoceronte, animale esotico, no? Che veniva da un mondo sconosciuto, che ha fatto il giro d'Europa ed è venuto anche a Venezia, un po' mesto perché è senza corno, che non si sa se abbia perso, gliel'abbiano tagliato, ma comunque è in mano dell'uomo che gestisce praticamente il rinoceronte. E anche qui si vedono questi nobili veneziani a coppie in bauta che guardano lo spettacolo senza particolare entusiasmo, però sono lì che guardano quello che succede. Idem li si vedono in passeggiata quando vanno a comprare per esempio le essenze dalla venditrice di essenze, che sono prodotti di lusso. Li si può vedere anche, in questo caso non in bauta perché è un livello un po' diverso, quando un veneziano offre delle frittelle, per cui c'è la venditrice di frittole. Beh, qua siamo a un livello un po' diverso, infatti non hanno la bauta i personaggi in questo quadretto qui, è un po' diverso. Quindi non solo spaccati di vita privata dei nobili, delle famiglie aristocratiche veneziane, ma anche momenti di scene di vita popolare, Elisabetta. In realtà sì, nel senso che si mette sempre Longhi in quel filone di nobiltà veneziana, ma in realtà, a parte questo quadretto della venditrice di frittole, che si vede proprio una volta le frittelle si vendevano calde, per cui infilate in degli stecchi un po' per strada, ci sono delle altre scene di vita più umile, non da un punto di vista negativo. Però vita nelle taverne, nelle cucine, per cui si vede una popolana che serve la polenta, spesse volte si vedono immagini di filatrici con il loro bel fuso in mano, altre volte una furlana che balla, una
un altro personaggio che balla la furlana, che era un ballo molto tipico che poi verrà ripreso anche nelle opere, la lavandaia. Però sono immagini diverse, nel senso che c'è un personaggio molto più attivo, molto più presente, molto più incoraggiante. Queste popolane sono, come dire, abbastanza formose, quindi attirano l'occhio dello spettatore. C'è infatti chi vede in questi soggetti un riferimento chiaro alla prostituzione, perché quasi tutte queste scene hanno degli elementi, diciamo così, fallici. Un grande strumento musicale con il manico molto lungo, il manico della polenta, gli stessi appunto fusi che usano per le filatrici, insomma, c'è chi mette questo aspetto, per cui tanto statica è un po' la rappresentazione della società del tempo, ma la società nobile, che corrisponde forse un po' anche a questa staticità del momento politico che stavano vivendo. Io anche Io nella vedo. memoria, Elisabetta, scusa Dimmi. se l'interrompo, dei momenti di svago, di passione, di quelli che potevano essere anche gli hobby di queste famiglie che uscivano. Ho nella memoria un dipinto della caccia in valle. Sì, certo. Questo fa parte di un altro settore, se possiamo chiamarlo, del Longhi. Ha fatto anche delle commissioni di vari quadri sullo stesso soggetto, per esempio per i Querini, per Andrea Querini, per la Camera da Letto, sette scenette di sacramenti, non teme grandi, anche qua c'è sempre l'aspetto molto umano, come dire, molto intimo. Si vede una persona che spia da una colonna, un mendicante che si addormenta sotto l'acqua santiera, per cui è un livello molto, molto personale. Ma penso che quello a cui si riferisce lei sia parte di quel gruppo di quadretti che il Longhi ha dipinto per il Barbarigo. Probabilmente si pensa che Longhi andasse proprio a caccia con il Barbarigo, perché fa dei quadri molto particolari, degli elementi molto concreti, la preparazione dei fucili piuttosto che la spartizione delle prede. Quella che è un po' più particolare, che delle volte viene riprodotta, anche perché una luce un po' più chiara, rappresenta una scena della caccia allo smergo. Su una barca un po' larga, a doppia punta, che è una ballottina. Questa ballottina era una barca che serviva anche per il servizio d'ordine, ma che veniva usata dai giovani nobili per farsi portare a fare a caccia di questo particolare uccello, lo smergo, che era molto resistente, molto veloce e aveva una grande apnea, nel senso che quando veniva colpito e si immergeva nell'acqua resisteva tantissimo. Per cui in questa piccola tela si vede a prua il giovane nobile con la sua bella casacca rossa e un arco in mano. Quello che manca però guardando è la freccia, nel senso che non è un arco con le frecce, ma è un arco col quale tiravano le ballotte, queste palline di terracotta che noi conosciamo perché poi sono delle altre palline che venivano usate per le lezioni del doge col ballottino, per cui è un qualcosa di molto frequente nella società veneziana. Però queste ballottine qua, invece le ballotte, erano usate per colpire questo smergo e cercare quindi di intontirlo per poi riuscire a recuperarlo. E queste barche, le ballottine, si possono vedere anche sempre in Querini, su un quadro del Bella, dove rappresenta la regata delle donne in Canal Grande, e si vedono a lato queste barche, diciamo, del servizio d'ordine, che colpivano con le ballotte chi non rispondesse ai richiami, un po' quando facciamo la regata storica, che c'ha il giudice in barca che fa il richiamo ai regatanti. Ecco, qui fungeva più o meno lo stesso, però gli tiravano le ballottine in testa. Allora, la domanda che adesso vorrei porle è questa, Elisabetta: ma c'è un Longhi meno conosciuto che magari la gente non ha ancora avuto la possibilità di conoscere o non pensa sia stato giustamente dato credito a questo suo impegno e lavoro? La ringrazio per questa domanda, perché effettivamente sì, stiamo un po' scavando, no? Stiamo andando dal più conosciuto al meno conosciuto in questa nostra chiacchiera. Sì, lui ha fatto degli affreschi
veramente imponenti, grandi, per una famiglia privata, la famiglia Sagredo, che aveva il palazzo vicino a Cadore, quindi proprio sul Canal Grande, e ha affrescato lo scalone e il soffitto. Qualcuno li può conoscere, che magari ha frequentato Casa Gredo in quanto è diventato un albergo. Una cosa invece ancora più di nicchia, ma che si può, basta saperlo, andare a vedere, è all'interno della chiesa di San Pantalon. San Pantalon è una chiesa in zona Campo Santa Margherita, non lontana da Piazzale Roma, che tutti nominano per il soffitto, perché ha la tela, cioè l'insieme di tele, più grande del mondo, che occupa tutto il soffitto, che va benissimo, del Fiumani. Però all'interno c'è anche una tipo stanza piccolina, perché è più o meno 4 metri per 9, molto semplice, in mattoni, con una strana volta stellata e degli affreschi che compaiono qua e lì, che è una riproduzione della Santa Casa. Mi riferisco alla Santa Casa di Loreto, che è, da quanto si dice, la casa in cui Maria è nata a Nazareth, dove ha ricevuto la visita dell'angelo, quindi la scena dell'Annunciazione, e che poi, per essere salvata dai mamelucchi, degli angeli hanno portato in volo in zona più sicura. La si poteva vedere prima del bombardamento della guerra mondiale sul soffitto degli scalzi, ahi noi non è più visibile. Però questa piccola casa di Maria, della Madonna, è stata ricreata anche a San Pantalon, in quanto a metà del Seicento custodivano una Madonna lauretana, che è una Madonna che era stata presa a Loreto, e quindi nel 1744 è stato deciso di ricreare la casa con le stesse dimensioni, lo stesso stile della Santa Casa di Maria. Quindi elemento molto semplice, a mattoni, che una volta era affrescato, quindi era finto mattoni. Si usava molto a Venezia fare la decorazione a finto mattoni, cioè affrescato come se fosse mattoni. Se si va in chiesa Santo Stefano lo si vede molto, molto chiaramente. Per cui c'era tutta questa muratura molto semplice a mattoni, c'è una finestrella ancora ricreata da quale si dice fosse entrato l'angelo, e tutte delle scene di personaggi mariani, per cui con la Madonna e il bambino, molto, molto leggeri, sempre appoggiati a nuvole, che sono degli affreschi di Pietro Longhi, che abitava in zona San Rocco e che quindi è stato chiamato a decorare questa cappella, che fatalità o non fatalità, è stata inaugurata il 25 marzo 1745. Quindi ritorniamo alla data canonica dell'Annunciazione, che giustamente anche con la Santa Casa ovviamente ha dei bei legami. Bene Elisabetta, allora grazie veramente infinite per questo ulteriore arricchimento, per chi volesse poi approfondire l'argomento del nostro personaggio del giorno, le chiediamo come di consueto di suggerirci un volume e una lettura. Su Pietro Longhi ci sono tanti piccoli articoli in varie riviste di pittura e storia veneziana, però per chi magari volesse inserirlo un po' più nel Settecento, c'è un testo di semplice lettura, però ricco di contenuti, La pittura Venezia nel Settecento di Michael Livi, che si può trovare facilmente in libreria. Quindi grazie ancora ad Elisabetta Ferrari per la sua disponibilità, per la sua partecipazione alla nostra trasmissione e siamo certi che oggi ci siamo arricchiti molto di più grazie ai suoi contenuti. Grazie mille, spero vi abbia incuriosito e magari ci vediamo per andare a vederlo di persona. Quindi grazie a tutti e buona giornata. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione, lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno.
A sera ciocchi, a mattina bisi. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.